Buonasera a tutti i lettori e le lettrici di Vivi Casa Giove, siamo in compagnia di Don Stefano Giaquinto, che è qui, insomma, perché parleremo di questo memorial che è stato organizzato in onore e a ricordo, di due ragazzi casaggiovesi scomparsi purtroppo diversi anni fa a causa di un incidente. I ragazzi sono Danilo e Michele. Stefano, a distanza di tempo, qual è un tuo pensiero nei riguardi di questi due giovani? Innanzitutto c'è da vivere questa memoria per questi ragazzi. Io ci terrei a dire che questo torneo è per tutti e due loro e ringraziare soprattutto questi ragazzi che si impegnano per Michele. Tanti tornei ci sono in giro un po' sul nostro territorio ed è una bella cosa. Due è questa memoria, la memoria di questi ragazzi. Io direi sulla strada, dove ci sono tante morti bianche, così lo possiamo chiamare, c'è per noi un impegno a vivere l'etica della cittadinanza attiva, c'è questo rispetto delle regole. Michele e pure Danilo sono finiti a luglio di 11 anni fa e più, sono il segno visibile di questa città. Dico tutti e due loro per dire tanti altri. E vorrei aggiungere una cosa: questa città è così ricca di tanti giovani, a cui chiedo a tutti quanti i giovani di mettersi in gioco, in circolo e fare tanto bene per questo territorio, soprattutto perché questo territorio ha bisogno di una grande speranza. La speranza non si fa a chiacchiere, non si fa a chiacchiere nascondendosi, ma mettendoci la faccia. Perciò mi auguro che questo torneo che faranno, questa giornata poi, no? Che è una giornata per tutti questi ragazzi, sia una festa di grande sport, non lo sport violento. Io ma direi a tutti i ragazzi perché tutti insieme possiamo fare una grande speranza e vivere insieme l'esperienza che lo sport è vita, perché, e aggiungo, tutti questi ragazzi che hanno incontrato la morte sulla strada, ma chi crede in questo Dio che ha vinto la morte, per noi sono vivi. Stefano, ancora oggi, cosa ti spinge a essere parte attiva, dell'organizzazione di questa lodevole iniziativa sportiva? Guarda, quando bussano i giovani, ma essendo giovane mi riferisco tale, mi ritengo tale, non bisogna dire mai di no. E poi credo che le nostre chiese, le nostre comunità, la chiesa in genere, dallo stile di questo Papa Francesco, che l'altro ieri ha chiesto perdono, Antonio, la chiesa ha delle porte aperte, la chiesa è una stazione, un treno che va e un treno che viene. Quando bussano i giovani bisogna tenere sempre la parola sì. E mai essere fiscalisti, norme, precetti, ecco, far sentire l'amore di Dio, di un Dio che abbraccia soprattutto, no? Perché questo giubileo che arriva, il Papa, questo Papa è straordinario, il giubileo della misericordia, no? Queste braccia aperte. Io vorrei che l'11 novembre, se non è il torneo, ci sia l'abbraccio di tutta la città. Io invito tutti quanti perché a venire a questa celebrazione di questo torneo, perché la mattina qua celebreremo la messa alle 11:30 con tutti i giovani, e invito tutti i giovani a venire, e poi tutti quanti al palazzetto c'è perché a dire gol. Io spero di partecipare con una squadretta ed essere partecipe di questo torneo. Aggiungo una cosa, voglio dirvi grazie ragazzi, a voi, a Enzo Santoro, a tutto quanto lo staff di questa pagina online, ma voi fate tanto, andate dritto, non vi fermate e io, proprio figlio di questa città, sono fiero di voi e non vi lasciate compromettere da nessuno, dico ad intra e ad extra. Bravi ragazzi. Ringraziamo Don Stefano e invitiamo Don Stefano a fare un saluto. Io auguro a tutti quelli che seguono questa emittente, questa pagina online, di essere fieri di mettere mi piace sempre su di loro.